L'aumento dell'IVA non sarebbe sopportabile né dalle famiglie né dalle imprese, così Confcommercio, che chiede al governo di disinnescare subito le clausole di salvaguardia. Per Confindustria occorre una riforma fiscale complessiva. Gabriele Flam. Aumentare l'IVA significa aumentare le tasse ed è chiaro che famiglie e imprese non potrebbero sopportarlo in una fase in cui i consumi sono sostanzialmente fermi. A intervenire sulla possibilità di un rincaro dell'IVA l'anno prossimo, al momento confermata salvo misure alternative, come ha detto il ministro Tria, è il vicepresidente di Confcommercio Stoppani, che aggiunge: la fiducia di famiglie e imprese sta calando anche a causa dei possibili rincari, vanno disinnescati subito e con chiarezza. Confcommercio calcola quanto peserebbero gli aumenti, in media 382 euro all'anno in più a persona.